questo tipo di produzione a me piace, mi ci muovo bene, secondo me poi vengono fuori delle cose che nelle altre produzioni è più difficile far venire fuori. Perciò la tensione c'è anche qui, è diversa, ma credo che sia la tensione giusta per riuscire a fare delle cose di alto livello. Su un set come questo invece, dove bene o male tutti ci conosciamo da molti anni, lavoriamo insieme e soprattutto abbiamo condiviso le difficoltà del cinema indipendente, e perciò ovviamente può mancare una cosa magari la devi cambiare, e sai che ogni giorno, se hai un problema, potresti non riuscire a risolverlo. Qui stanno cercando di fare una cooperativa di vigne in modo da fare più vino e vendere di più e fare più soldi mettendosi insieme. Lei spiega come. Ed è un tempio di lì. Una gran bella conquista, direi, perché è stato un piano ambizioso e forse un po' folle quando siamo partiti, perché abbiamo tenuto una media serrata, abbiamo veramente chiesto tanto a tutti, e è stato bello forse vedere che anche la troupe ha creduto a questa follia, perché insomma abbiamo lavorato più di 10, 11, 12, qualche volta 13, 14 ore al giorno, quindi però ce l'abbiamo fatta, quindi vuol dire che è un bel segnale, vuol dire che in fondo dai, ci hanno creduto. 3 settimane di riprese per 100 minuti, abbiamo fatto un film, abbiamo fatto un lungometraggio, quindi tanta roba, se mi permetti la parola. Tanta roba, io ho fatto tante cose, è stato bello.